E riprendiamo perché abbiamo neanche un minuto fa appunto ascoltato Fabio Lucentini, responsabile regionale del CCDU, appunto del Comitato di Cittadini per i Diritti Umani. Adesso abbiamo in linea telefonica l'avvocato Miraia, che intanto saluto e lo ringrazio per questa sua disponibilità. Avvocato, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Lei si occupa di diritto dei minori, no? È avvocato e segue appunto diversi casi. Sì. Noi quando ci siamo sentiti seguivamo un caso in particolare di una donna appunto qui del nostro territorio. Nel frattempo è scoppiato il caso Bibbiano. Che cosa ne pensa? Cioè è rimasto sorpreso oppure no? No, non sono rimasto sorpreso. Ecco, infatti l'ho fatto una domanda retorica comunque. Anche perché sono uno dei protagonisti di questa inchiesta, naturalmente come avvocato. Benissimo. In molti casi li seguo io direttamente, probabilmente non dico che è merito nostro, che è merito della procura che ha avuto la sensibilità e la forza di indagare, ma le nostre denunce, le nostre, come dire, problemi che abbiamo sollevato sia ai servizi sociali che al tribunale per i minorenni hanno sensibilizzato la procura, questo sicuramente. Quindi no, questo ci fa piacere, basta avere costanza, poi alla fine qualche cosa a quanto pare si muove. Speriamo che si faccia piena luce, perché veramente sono cose allucinanti quelle che sono emerse. Avvocato, noi invece vorremmo sapere da lei di un caso che abbiamo sempre seguito insieme a lei, quello della mamma che poi aveva la speranza di poter stare con il proprio bambino anche in una comunità in cui era stata inserita, invece poi successivamente questo bambino gli è stato tolto e da allora non ha più, parliamo di qualche anno fa, non ha più avuto la possibilità di riabbracciare il figlio. Ultimamente quando ci siamo sentiti addirittura si parlava della difficoltà di far pervenire dei giocattoli al bimbo, è vero? Sì, è vero, tutto vero. Guardi, qui una parte dell'indagine, parlo a Bibbiano, riguarda gli affidi illegittimi, nel senso che molti bambini venivano tolti alle famiglie e ai genitori per poi affidarli, per poi fare degli affidamenti sine die, e quindi il bambino rimaneva in questa famiglia affidataria, anche senza una vera e propria adozione. Io penso, e lo dico assumendomi tutte le responsabilità, che al Tribunale per i minorenni di Ancona, spesso e volentieri, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia esperienza, si consumano dei veri e propri affidamenti illegittimi e si consumano delle vere e proprie adozioni mascherate. Quando, anche perché queste situazioni di adozioni mascherate, io le ho già sollevate al Tribunale per i minorenni e addirittura ho scritto direttamente al Presidente del Tribunale, che però ancora non mi ha dato riscontro. È chiaro che a questo punto, e non solo alla luce di Bibbiano, presenteremo un esposto anche a nome di 3 o 4 casi, un esposto alla procura che va a capire come funzionano, perché nel momento in cui un bambino rimane in affidamento e quindi una collocazione temporanea in una famiglia e quindi di supporto alla famiglia d'origine e con il preciso intento del rientro del minore nella famiglia d'origine, questo non avviene, e soprattutto per la complicità del Tribunale per i minorenni, non possiamo far altro che parlare di affidamenti illegittimi e di adozione mascherata. Lei fa una precisa, diciamo, accusa, ma soprattutto solleva in modo forte, diciamo così, questo problema dell'affidamento non legittimo, anche perché dietro quella dizione inidoneità genitoriale veramente che cosa si nasconde e come viene poi verificata questa più delle volte. Beh,
viene verificata, a volte viene verificata, altre volte non viene neanche verificata, perché questo è il problema. Perché nel caso specifico a cui lei faceva riferimento, la mamma non vede il bambino ormai, sono quasi 2 anni, non è adottato. Teoricamente, o meglio, seguendo le norme, il bambino dovrebbe frequentare la mamma, la mamma ha il diritto di sapere che scuola fa, se è allergico, che medicine prende, se ha avuto la febbre, se è stato vaccinato, certo. Cose che assolutamente vengono completamente così nascoste alla mamma, e il tribunale è a conoscenza. Tant'è che una mia comunicazione proprio su questo argomento è stata inviata anche alla procura minorile, però il bambino ancora non vede la mamma e non si capisce per quale motivo, anche perché non più tardi di un mese fa, o 2 mesi fa, abbiamo depositato una relazione di una psicologa che individua delle risorse, inevitabilmente delle risorse a favore della mamma, però il tribunale ancora non ha dato notizia. Allora, come li vogliamo chiamare? Non avrei altro termine, no, per chiamare nel caso specifico l'affidamento. È affidamento, è adozione, è legittimo, è illegittimo. Quindi il presidente del tribunale, invece di sostenere che manca il personale, bisogna che si aprano i fascicoli, bisogna capire quali fascicoli, quali situazioni devono essere risolti immediatamente, quelle che devono essere valutate in un certo modo piuttosto che in un altro, piuttosto che dire che non c'è il personale. Che non c'è il personale, questo va bene, ma che cosa ci fa un bambino 3-4 anni in affidamento eterofamiliare? Cosa ci fa un bambino affidato ad esempio a una famiglia dove affidataria, dove lo stesso CTU del tribunale dice: guardate che questi signori, questi genitori affidatari non hanno ben compreso qual è l'istituto dell'affidamento, perché proiettano delle loro esigenze nei confronti della bambina. In pratica negano che la bambina ha una mamma. E come fa il tribunale ancora a lasciare questa bambina in affidamento eterofamiliare? Certo. E la mamma c'è, solo che la mamma non si capisce per quale motivo. Abbiamo depositato una procura, una querela per maltrattamenti nei confronti di questa famiglia affidataria. Un giudice si è sentito in dovere di consigliare alla mamma di ritirare questa denuncia. E perché? Ma non lo sappiamo. Ecco, questo sarebbe importante, che il presidente del tribunale rispondesse, perché comunque i tribunali in un modo o nell'altro devono rispondere ai cittadini, non solo ai professionisti, ma soprattutto ai cittadini, perché noi ci fidiamo della giustizia, ma bisogna che qualcuno ci dia le possibilità anche e i presupposti per fidarci, perché sennò altrimenti siamo nella terra di nessuno. Sì. E altrimenti succede come Bibbiano, che sì, ci porta meraviglia, ma personalmente dal 2004, che io sostengo che si consuma giorno per giorno un mercato sulla pelle dei bambini e sulla pelle delle famiglie. Quindi, ritornando alla domanda iniziale, non sono stupito, mi viene solo da dire, come spesso scrivo, tanto tuonò che piove. È vero, anche perché poi si scopre, guarda caso, proprio sulla scia dello scandalo di Bibbiano, scandalo detto così veramente sembra quasi uno dei tanti scandali all'italiana, in realtà invece dietro c'è una cosa che era neanche immaginabile, no? Una persona comune di strada, comunque ad una persona che non agisce con il sospetto che ci sia il male dovunque, invece sembra che addirittura linea. Quello sicuramente, ma mi preme, se mi permetta, sì. Mi preme sottolineare però che non esiste un caso Bibbiano, esiste un sistema, è un sistema in Italia, sì, ma io quello che è Bibbiano è perché se le procure di Milano, di Ancona, di Venezia, di Torino, di Napoli
di Roma, e io parlo per esperienza lavorativa, visto che seguo professionalmente tanti casi in giro per l'Italia, indagassero, succederebbe uno scandalo Roma, uno scandalo Venezia, perché è un'altra cosa che è importante, non bisogna farne un colore politico questa vicenda. No, questo l'unico senz'altro, partito, questo l'unico senz'altro. Partito è il partito dei bambini, non esiste destra, sinistra, centro, sotto, sopra, esiste il partito dei bambini. E altra cosa importante, gli assistenti sociali sì, sbagliano, hanno sbagliato, almeno nell'indagine qui di Bibbiano. Poi naturalmente il processo, le responsabilità verranno accertate, quindi io sono garantista fino al terzo grado di giudizio, quindi per me nessuno è colpevole. Ma chi emette i provvedimenti è sempre il tribunale, quindi è il tribunale che deve dare risposta, è il tribunale che deve rispondere ai cittadini, a quelle famiglie a cui sono stati portati i figli via per delle motivazioni inesistenti. Senta, avvocato Miraglia, con questo terminiamo, perché l'ho ascoltato con molta attenzione. Lei ha ragione, cioè, se i vari tribunali o le varie procure, tribunali di minori, cominciassero a indagare, io penso come lei che avremo tanti altri casi come Bibbiano in altre parti d'Italia. Certo. Se ricorderà, come ricorderà, già nel 97 ci fu una serie di trasmissioni che vennero diciamo così, che si riferivano a quel periodo lì, trasmissioni che vennero trasmesse dal quotidiano Repubblica, appunto intitolate Veleno, in cui si denunciava già nella zona del Modenese queste vicende allucinanti di ragazzini che venivano quasi privati della loro personalità pur di condannare o comunque pur di riferire fatti non veri, ma che per loro significava, no, per coloro che usavano questi metodi barbari, aprire le porte all'affido. E le aggiungo di più, qualche prota, visto che anche quella inchiesta la conosco abbastanza bene. Ci credo. Per aver seguito dei casi, alcuni protagonisti, sì, alcuni sono protagonisti in entrambe le vicende. Punto. E questo è il vero scandalo. Però ci è voluto tanti anni? Tanti anni, probabilmente come tutte le cose bisogna fare dei passaggi obbligatori, no? Chiaro che fino a poco tempo fa se un genitore si rivolgeva alla procura denunciando un comportamento sbagliato dell'assistente sociale, non dico che la denuncia veniva cestinata, ma quasi, perché c'era il luogo comune, sì, ma è il genitore che vuole denunciare, vuole rivendicare dei diritti che non ha e tutto quanto, quindi andavano così, venivano messe lì sul tavolo. Oggi invece si è capito, perché il vero successo di questa indagine non è che finalmente si è data una veridicità a quello che molti genitori, molte famiglie denunciavano, che esistono. E andiamoci a guardare bene prima di allontanare un bambino. Bisogna avere delle prove, bisogna che il tribunale ci dimostri il fatto che ci contesta e poi ci deve anche specificare le prove che determinano, certo, il fatto. Certo. E se fosse così, oggi un buon 60-70% dei bambini affidati o allontanati possono tornare a casa, secondo il mio punto di vista, naturalmente. Sì, ma questo l'ha sostenuto da sempre, anche quando diceva che 8 bambini su 10 vengono allontanati dalle loro famiglie senza gravi motivi. Questo lo si diceva ancora prima, appunto. Sì. Appunto. Noi l'abbiamo sempre detto. Appunto. Benissimo, avvocato Mirai, io la ringrazio veramente di cuore, le auguro di buon lavoro proprio. Ringrazio a voi per l'opportunità. Grazie. Ci vediamo e a presto, veramente. A presto, grazie ancora.